Buongiorno a tutti e a tutti, benvenute e benvenuti. Parliamo oggi di cambiamenti climatici, ma non ne parliamo per raccontare cosa sta accadendo adesso né cosa potrebbe accadere in futuro, ma cosa è accaduto in passato e in particolare da quando noi sappiamo che i cambiamenti climatici esistono. La realtà, infatti, è che i cambiamenti climatici, dei quali certamente si parla molto di più negli ultimi anni, negli ultimi decenni, in realtà non sono una scoperta recente. Assolutamente, al contrario, la scoperta del fenomeno del riscaldamento globale risale addirittura alla fine dell'Ottocento e fu per la prima volta uno scienziato svedese che ricevette anche il premio Nobel per la chimica nel 1903, a per la prima volta dire attenzione perché esiste un impatto delle emissioni di gas ad effetto serra e in particolare della CO2, quindi del biossido di carbonio, sull'aumento della temperatura al suolo terrestre. Si chiamava Svante Arrhenius questo scienziato e come vedete in queste slide, sul Philosophical Magazine, Journal of Science dell'aprile 1896, parlava proprio di questo argomento. Naturalmente all'epoca non si trattava di un problema sentito come lo sentiamo oggi, e quindi non c'erano summit dei governi, non c'erano momenti all'interno dei quali neanche la comunità scientifica si incontrasse per decidere il da farsi. Tuttavia, è interessante sapere che la scienza aveva compreso che cosa sta accadendo oggi già moltissimo tempo fa. E successivamente, dopo la Seconda Guerra Mondiale, nel 1957, due scienziati, Roger Revelle e Hans Sues, avevano fatto un'altra scoperta. Avevano dimostrato che gli oceani, che assorbono la CO2 in eccesso, gli oceani sono fondamentali perché assorbono un quantitativo gigantesco di anidride carbonica emessa nell'atmosfera dalle attività umane, lo facevano, si accorsero nel 1957, questi oceani lo facevano ad un ritmo sempre più basso, sempre inferiore. Perché? Perché gli oceani sono come un cassetto. Se noi lo mettiamo, lo riempiamo di foglie, di foglie, di foglie, alla fine diventa sempre più difficile infilare più foglie, si chiama saturazione. E quindi si resero conto che la CO2 in eccesso era talmente tanta che gli oceani cominciavano a faticare ad assorbirla. Successivamente, ancora negli anni 60 e 70, diversi scienziati hanno cominciato a realizzare delle misure accurate di questi gas ad effetto serra, in particolare della CO2, ma non soltanto della CO2. Il punto nevralgico, in qualche modo, cioè il luogo per antonomasia nel quale vengono misurati questi gas ad effetto serra, è negli Stati Uniti, in particolare alle Hawaii, sul vulcano Mauna Loa. E le misurazioni ci hanno dato la conferma del fatto che la concentrazione di CO2 nell'atmosfera è aumentata a partire dalla seconda rivoluzione industriale e ha continuato ad aumentare in maniera vertiginosa anche negli ultimi decenni. C'è stato poi un grandissimo apporto che è stato dato da un altro scienziato che si chiamava Charles David Keeling, dello Scripps Institute of Oceanography di San Diego, che è stato autore di una curva che è nota a tutti nella comunità scientifica, che si chiama curva appunto di Keeling, prende il nome da lui. E questa curva traccia di mese in mese, di anno in anno, l'aumento delle concentrazioni di anidride carbonica, di biossido di carbonio nell'atmosfera. E la cosa interessante è che questo andamento è stato confermato successivamente in pieno da ciò che è accaduto nella realtà. Quindi le previsioni che sono state fatte dagli scienziati nel corso del XX secolo sono state confermate del XIX già e poi del XX secolo. E in particolare la concentrazione è evidentemente in salita, evidentemente in crescita, e ciò comporta un aumento dell'effetto serra e quindi un aumento della temperatura media globale al suolo. Ma 40 anni fa, anzi più di 40 anni fa ormai, nel 1979, il governo degli Stati Uniti addirittura cominciò a preoccuparsi del problema e chiese a questo meteorologo, che si chiama Charney, di scrivere un documento all'interno del quale specificasse e spiegasse che cosa possono provocare questi gas ad effetto serra nell'atmosfera. Ebbene, era il 1979 e
quando è stato pubblicato questo rapporto, tutto ciò che da allora, quando è stato pubblicato, ciò che è stato scritto in questo documento è stato confermato dai fatti. Tanto che in occasione del trentennale della pubblicazione nel 2009, uno scienziato americano all'Università di Chicago affermò: nulla di tutte le conoscenze raggiunte negli ultimi decenni ha potuto contraddire le conclusioni del rapporto Charney. Rapporto Charney che era stato commissionato da un governo e consegnato ad un governo, quindi anche i poteri pubblici erano e sono da decenni assolutamente coscienti e messi sull'avviso dalla scienza. La concentrazione naturalmente ha avuto effetti diretti poi sulla crescita della temperatura media globale e questo grafico della NASA, che arriva fino al 2013, ma che dopo ha assunto dimensioni e colori ancora più inquietanti, lo dimostra chiaramente. E dimostra chiaramente anche un'altra cosa: dimostra chiaramente che non in tutto il globo terrestre la concentrazione di CO2 nell'atmosfera sta provocando lo stesso effetto in termini di aumento della temperatura media. In particolare, infatti, nella regione artica si nota, e il colore rosso lo evidenzia chiaramente, il fatto che i cambiamenti climatici viaggiano ad una velocità e a un ritmo molto superiore rispetto a quello della media globale. In particolare, gli scienziati hanno specificato che siamo nell'ordine di 2 o 3 volte di più rispetto al globo terrestre. Questo che cosa comporta? Comporta uno scioglimento di ghiacci ancora più accelerato e quindi una risalita, ad esempio, del livello degli oceani, che comporta il fatto che verranno inondate numerose aree, ce ne sono alcune che sono in particolare, ovviamente per ragioni evidenti, geologiche, diciamo, di conformazione del territorio, sono evidentemente più a rischio. Basti pensare ai Paesi Bassi, basti pensare a Venezia, ma anche il sud-est asiatico in particolare ha delle enormi quantità di territorio che sono a rischio, per non parlare di numerosi atolli, ad esempio, che sono sparsi nel Pacifico e che rischiano addirittura di sparire dalle carte. Basti pensare che alcuni anni fa la Repubblica di Kiribati ha comprato un appezzamento di terreno sulle isole Fiji con l'obiettivo di spostare parte o, se fosse necessario, l'intera popolazione del proprio territorio in una nazione straniera perché la propria di nazione diventerà invivibile. Quindi i cambiamenti climatici sono qualcosa che non è una novità, sono qualcosa di noto alla scienza da decenni, se non da secoli, e i governi sono stati posti sull'avviso dagli scienziati altrettanto da decenni.